Ok, questa qui è fighissima. Come portare maggiore divertimento nella tua vita? Cioè, come rendere una vita più divertente. Perché là fuori siamo troppo, tutti troppo seri. Ci prendiamo le cose troppo seriamente. E questo poi ci va a danneggiare anche a livello personale, nelle nostre abitudini, nei nostri risultati, nelle relazioni. Insomma, è qualcosa che davvero ci danneggia. Quindi, come fare per essere più leggeri, cioè vivere la vita con più leggerezza, che non significa con superficialità, ma con leggerezza. La prima cosa che devi fare è immergerti nel momento presente. Tu prova a pensare ad un momento in cui nella tua vita, che sicuramente ti sarà capitato, hai riso a crepapelle. Sai quando ti viene proprio la ridarella, che inizi a ridere, che non ce la fai più. Ecco, in quel momento, in quel preciso istante, tu non avevi pensieri. Tutti i tuoi problemi erano spariti, tutte le bollette da pagare, i finanziamenti, i mutui, tradimenti, sofferenze, depressioni. È sparito tutto magicamente. Magicamente è andato tutto via. Perché in quel momento eri presente, cioè stavi vivendo la tua presenza. E questa è una sensazione bellissima che io ti invito a vivere il più possibile. Devi semplicemente meditare e cercare di vivere davvero il tuo momento, senza fare troppe presupposizioni, cioè senza prevedere il futuro, anche se non sei in grado di prevedere il futuro, non sei un futurologo, e senza vivere troppo nel tuo passato, perché ormai è passato, quindi non puoi farci nulla, ma vivere nel presente, cioè goderti il tuo momento presente. Come dice la parola stessa, presente, proprio perché è un regalo. E quando riuscirai a trovare questa connessione col tuo momento presente, vivrai delle emozioni indescrivibili. Delle emozioni indescrivibili. Ricordati la risata a crepapelle. La seconda cosa è che devi chiederti, perché spesso queste domande così ovvie ce le dimentichiamo, ma sono fondamentali, sono scontate, ma discriminanti. Devi chiederti che cosa ti fa divertire, cioè alla fine di una giornata prendi un taccuino e scrivi: che cosa mi ha fatto divertire oggi? Che cosa mi diverte di più nella mia vita? Cioè, quali sono quelle attività che mi fanno davvero divertire? In questo modo saprai dove mettere l'attenzione. Lo so che è scontato, però se non ci metti l'attenzione, si chiama SAR, sistema di attivazione reticolare. Se non ci metti l'attenzione, non avviene nulla e non trovi nulla e non riuscirai poi a divertirti a comando. In questo modo tu stai definendo, delineando delle strategie precise che ti porteranno a divertirti quando vorrai. E la terza cosa, anche questa molto scontata, è di pensare a che cosa invece non ti fa divertire, cioè quali sono quelle cose che odi, che proprio ti fanno stressare, che ti fanno star male. Ecco, cerca di delegarle il più possibile, facciamole fare ad altri, perché noi vogliamo principalmente divertirci. Quando riuscirai ad integrare il divertimento nel tuo lavoro, cioè quando il tuo lavoro diventerà un divertimento, come io adesso che sto facendo questo video, mi diverto da pazzi. Avrai vinto, sarai finalmente H24 nel tuo mondo dei sogni, perché quando ci divertiamo siamo felici e quando siamo felici stiamo bene, perché la felicità è il vero scopo dell'essere umano. Quindi da oggi cerca di divertirti di più, da oggi cerca di divertirti davvero, perché il divertimento ti permetterà di esprimere la tua vera essenza. Nella tua presenza il mondo è più bello. E divertiti un po'!